Questo è il muso più caratteristico nel mondo dei fuoristrada e finalmente si veste con la tecnologia plug-in hybrid. Finalmente su Motori Magazine in prova la nuova Jeep Renegade 4X e un fuoristrada molto interessante che unisce l'esperienza di Jeep in ambito 4x4 con la nuova tecnologia e col nuovo comfort Stellantis. Inoltre in questa unità abbiamo l'allestimento Trailhawk, in poche parole il top di gamma, in modo che potremo andare a vedere tutti gli optional disponibili. 4,2 metri di lunghezza per 180 cm di larghezza con un'altezza complessiva che supera di poco i 160 cm. Rimangono quindi uguali le dimensioni per lo sterrato perfetto e anche il design rimane davvero fedele alla tradizione Renegade. Quello che ritroviamo ovviamente in questo allestimento 4XE sono numerosi dettagli e badge specifici che vanno a indicare le batterie poste al suo interno. Compare quindi il secondo sportellino che c'è appunto la presa di ricarica. Inoltre abbiamo tantissimi badge dedicati con un blu particolare che non passa inosservato. Ci piace tantissimo frontalmente con un gruppo ottico sportiveggiante che include la tipica griglia di reazione. Cerchi da 17 in lega, longheroni e posteriore mantengono la sensazione di robustezza che tanto fa piacere agli amanti del 4x4. Su tutte le Jeep ritroviamo poi dei simpatici easter egg in punti nascosti della carrozzeria che ci avvolgono in un'atmosfera diversa dal solito, ma ovviamente lasciamo a voi scoprirli. Parliamo degli interni partendo proprio dal bagagliaio che resiste all'ingombro delle batterie con una capienza che è di circa 330 litri ed è ben suddiviso, abbiamo addirittura il rotino di scorta. Cosa altra interessante è l'apertura forte, quindi l'altezza forte dell'ingresso appunto nel baule che abbattendo i sedili ci permette senza troppa fatica di stivare anche carichi ingombranti. L'abitacolo nell'allestimento Trailhawk è davvero speciale, ha delle finiture a cui non siamo abituati da Jeep che sono davvero ottime e ricordano tantissimo il profumo di veicolo speciale appunto del gruppo. È interessante poi come dietro abbiamo tantissimo spazio ben suddiviso, abbiamo anche una presa USB per la ricarica veloce dei dispositivi elettronici, mentre davanti ci avvolgiamo nel comfort con questi sedili che sono molto morbidi ma soprattutto avvolgenti in pieno stile fuoristrada. L'infotainment parte dagli altoparlanti firmati Kenwood che con il sistema surround avvolgono i passeggeri in qualsiasi situazione. Così intorno troviamo una tecnologia di bordo ben definita e completa con lo studio delle abitudini dei vecchi clienti. Il volante regola facilmente tutti i dati visibili sul cockpit, lo schermo centrale da più di 8 pollici si velocizza nel tocco e nell'elaborazione anche con Android Auto ed Apple CarPlay. Peccato forse per una luminosità un po' scarsa quando abbiamo la luce proprio puntata sopra. Un grande passo in avanti Jeep lo fa con il nuovo sistema di connettività Uconnect Services che ci permette di essere implementato con delle applicazioni come My Navigation appunto per il traffico, My Assistant per gli incidenti oppure per semplicemente la richiesta di aiuto per un meccanico e infine My Remote, quello che è il più adatto alla 4XE che ci permette di avere sul telefono e sul sistema touch tutte le proporzioni di ricarica dell'auto. km percorsi di test ovviamente in Lapponia per scoprire se questa Renegade merita il marchio Jeep e diciamo che c'è riuscita davvero bene. Sotto il cofano infatti abbiamo una motorizzazione da 1,3 litri benzina turbo associata alla grande power unit elettrica che viene alimentata da 11,5 kWh di batterie. Abbiamo così una potenza che varia dai 190 fino ai 240 cavalli, quella che stiamo proprio guidando ora. Prestazioni che sono rese possibili dalla coppia abbinata di queste due motorizzazioni che sviluppa ben 520 Nm di potenza, una spinta poderosa che porta la nuova Renegade fino a 200 km orari velocità massima, questo appunto per le autostrade per avere un buono spunto, ed è brillante anche in città con un'accelerazione iniziale elettrica che non lascia mai delusi.
La spinta elettrica è stata ottimizzata per un utilizzo anche fuoristradistico. Fuoristradistico sì, perché ormai, come ben sappiamo, le normative antinquinamento sono molte. Avere un'auto ecologica a ruote rialzate non è per niente una brutta idea. L'abbiamo notato anche noi, passando infatti tra i boschi e nelle strade più remote, questo silenzio della motorizzazione elettrica, oltre a non inquinare, ci fa sentire anche molto più consapevoli della natura che ci circonda. Un grandissimo lavoro da Jeep sugli ADAS. ADAS che sono molteplici, sono davvero tanti, il problema però è che sono eccessivamente fastidiosi. Abbiamo notato infatti che soprattutto in autostrada e quando percorriamo appunto strade urbane ravvicinate ad altri veicoli, sia le vibrazioni sul volante ma soprattutto l'impatto sonoro è davvero alto. Un problema a cui si può ovviare abbassando i livelli di sensibilità di questi sensori, ma che in ogni caso, come potete vedere, ogni volta vanno ricalibrati dopo un'accensione. Alla ricarica avviene sia a casa sia alla colonnina, con dei tempi che sono davvero nella media, quindi nell'ordine di qualche ora, e si può tranquillamente selezionare il tipo di utilizzo della batteria tramite un manettino che è posto sotto al cambio. Abbiamo la modalità hybrid, che è quella base con cui andremo in giro tutti i giorni, utilizzando sia l'energia quando possibile ma soprattutto il motore termico. Abbiamo poi la modalità electric, che ci permette di percorrere, dati dichiarati dalla casa in ciclo WLTP, fino a 50 km di autonomia senza mai accendere il 1300. Noi ne abbiamo totalizzati circa 30. E poi infine la modalità e-save, quella che ci serve di più per un utilizzo intelligente, quindi salviamo l'elettrico magari per una strada più ripida, quindi per consumare poi di meno in autostrada, quindi manterrà sempre la motorizzazione termica accesa. Consumi dichiarati veramente incredibili. Infatti abbiamo, con le batterie completamente cariche, una percorrenza di 2 litri per percorrere 100 chilometri, qualcosa che ovviamente è possibile grazie al ciclo WLTP, ma che in città non si distanzia tanto dalla realtà, soprattutto se utilizziamo l'auto il più possibile in modalità elettrica, quando siamo a basse velocità e quando abbiamo l'autonomia per farlo. In un percorso invece extraurbano della nostra prova, compreso di autostrada, città e soprattutto fuori strada, i consumi si sono mantenuti sopra i 5-6 litri per percorrere 100 km, comunque davvero ottimi. È un'auto quindi risparmiosa, anche se benzina, anche se turbo. È un'auto che funziona grazie al fatto che i 240 cavalli di potenza la portano fuori dal superbollo italiano, quindi è anche intelligente in quello che sono le motorizzazioni disponibili. Ovviamente le modalità di guida che davvero ci interessano e cui abbiamo fatto più riferimento nella prova sono le ultime tre, quelle che vanno a implementare le funzioni fuoristradistiche della Renegade. Abbiamo infatti Snow, Sand, Mud oppure Rock, la più estrema per percorsi davvero impegnativi. Tutte queste tre modalità cambiano notevolmente il rapporto della vettura con il guidatore e ti mettono subito una grande tranquillità quando vai a provarle su terreni difficili. Altri tre sistemi che vanno ancora a rendere più facile il percorso sterrato tramite il bloccaggio automatico delle quattro ruote motrici, le ridotte associate appunto anche questa volta alla trazione integrale, la Hill Descent Climb che ci permette di percorrere delle discese molto ripide lasciando lavorare i freni in autonomia alla vettura. Complessivamente l'auto ci piace davvero tanto. I tre fattori principali sono sicuramente le migliorie tecnologiche nelle finiture che troviamo all'interno, la rendono davvero una top di gamma in questo segmento. Poi l'intelligenza della motorizzazione ibrida associata a un vero 4x4, non al solito SUV cittadino, che sta proprio bene. Bisogna dire, oltre a essere ecologica, è anche intelligente a livello di trazione. E infine sicuramente il design della Renegade, che è stato rivisto in pochi dettagli, ma quelli che lo rendono al passo coi tempi è bellissimo da guardare.
poco più di 39.000 euro per l'allestimento limited da 190 cavalli. Questa configurazione, la top di gamma, invece sale a 43.150 euro, guadagnando quasi tutti gli optional e la motorizzazione da 240 cavalli. Un prezzo quindi ben sopra la media del segmento, ma che tiene conto del miglioramento qualitativo di un'auto che è completamente nata in Italia e che è stata sviluppata proprio per il mercato EMEA. Sarà facile però da luglio 2021, con l'apertura delle prevendite di questo modello, accedere a tantissimi incentivi sia per l'acquisto sia per il noleggio, offerti direttamente da Jeep.